Salve a tutti ragazzi, questo è solo un velocissimo filmato per confermarvi che oggi, essendo il giorno finalmente del WWDC 2019, ci siamo. Siamo vicini alla presentazione dei nuovi sistemi operativi, del nuovo software di casa Apple. Io come al solito guarderò in diretta il WWDC e poi farò appena possibile un video riassuntivo con tutte le novità più importanti che saranno state annunciate. Ovviamente, come al solito, cercherò di preoccuparmi per lo più della questione Macintosh, quindi di macOS. Lascio tutte le novità riguardo ai dispositivi iOS o altri dispositivi Apple ad altri che ne sanno molto più di me nell'argomento. Io, come sapete, mi occupo per lo più di Mac e quindi vi confermo che sono pronto, sto per seguire il keynote in diretta e quindi appena posso vi farò sapere tutte le novità più interessanti. Alcune cose sono già state anticipate, ovvero si parla di alcuni possibili nomi per questo nuovo macOS e quelli più gettonati, secondo alcuni esperti, sono Mammoth, che prende il nome probabilmente dai Mammoth Lakes, Mammoth Mountain, una zona della Sierra Nevada che è molto popolare per lo sci e cose di questo genere, e poi abbiamo anche Monterey, Rincon e Skyline. Questi sono alcuni dei nomi che circolano, diciamo, nelle voci di corridoio. Vediamo se ci hanno preso. Questo macOS 10.15 si dimostra abbastanza interessante per adesso, specialmente per quanto riguarda, sempre stando a certi rumors che circolano da un po' di giorni, sembrerebbe probabile la rimozione di iTunes. Sarebbe arrivata la fine di iTunes, che verrà smembrato in più applicazioni di sistema, ognuna dedicata a qualcosa: una per la musica, uno per lo streaming TV, uno per i podcast, eccetera eccetera. Ma vedremo se tutto questo è vero oppure sono solo voci di corridoio tra poco. Io vi invito a rimanere, diciamo, vigili, perché appena posso farò uscire il mio video riassuntivo. Quindi non ci resta che goderci il keynote per chi può seguire anche in lingua inglese, dopodiché ci vediamo con il video riassuntivo. Ci vediamo fra poco.